intanto è appresso la riunione di questa sera, ringrazio per l'invito, è un'occasione per riprendere un discorso istituzionale territoriale su un problema sentito dal territorio. Non rifaccio il discorso che ho fatto nel Consiglio Comunale, non entro nel merito del problema. La cosa che rammarica di più in questa vicenda è l'assenza dello Stato. Nel momento in cui c'è un esposto del 24 novembre stanziato da Luce, che viene attiviato, dove si ricostruisce un percorso che ha assai poco di trasparente, e la magistratura non decide affatto di intervenire, ma lo attiva senza nemmeno sentire il sindaco che lo firma per conto di tutti i sindaci di rendere il territorio, vuol dire che dobbiamo iniziare veramente a preoccuparci. Io credo che le condizioni ci siano tutte per impedire la postura della ricerca. Vanno fatti i passi giusti, condivido quello che diceva Barbara del tavolo permanente, della manifestazione, però credo che siamo adesso ad una svolta decisiva, perché se l'ARPA dovesse, in un sistema dove viene a mancare lo Stato, in una vicenda dove viene a mancare lo Stato, tutto è possibile, e aspettiamoci anche che in presenza di tutte queste cose poco chiare, l'ARPA possa dare questa autorizzazione favorevole alla regione e quindi di conseguenza consentire l'apertura delle discariche. In assenza di cose chiare viene di conseguenza, quindi aspettiamoci anche questa possibilità. E allora oggi siamo al punto decisivo e tutte le azioni, dalla più piccola alla più eclatante, possono essere importanti. Io credo che è importante oggi far presente alla provincia che si è andata ad occupare quozienti di terreni demaniali studiati e che la discarica esiste su terreni demaniali studiati. No, io ti dico per conto di io oggi rappresento la provincia, questo ufficiale, non rappresento comunque. Quindi, poiché ho letto adesso una risposta che mi faceva leggere l'ingegnere Toscano, dove si chiarisce ancora una volta chiaramente che non è stata mai presentata da parte della società privata nessuna richiesta di concessioni demaniali sui terreni che esistono, sui quali esiste la discarica, allora fare presente in questo momento può essere un primo passo. L'ARPA ha già preso visione di questo e all'ARPA è stata già fornita tutta la documentazione relativa alla non richiesta delle condizioni di ordine. Sono disposti i tecnici dell'ARPA che sono legati in provincia, i dirigenti di controllo di questa cosa. Quindi già con questo l'ARPA non può rilasciare assolutamente. Ma ripeto, ci manca lo Stato, tutto è possibile. Aspettiamoci veramente di tutto. Per quello che è stato l'escursus di questa vicenda e per chi lo conosce e chi l'ha seguito, posso, io sono uno di quelli, posso garantire veramente c'è da mettersi la mano in pace. O peggio, c'è da mettersi veramente l'animo in pace di dire che purtroppo quando succedono queste cose si ha portato nello Stato, nelle istituzioni, Stato veramente. E io rimango sconcertato, mi dato che ci dispiace, del Consiglio Comunale di Cupoli, che ringraziano l'assessore dell'ambiente della Regione Calabria per l'impegno profuso in questa ricerca. L'assessore dell'ambiente è quello che insieme al direttore generale ha fatto scrivere la richiesta di autotutela e la risposta sono state le male parole, come quasi quasi ce l'avevamo permessi i sindaci di questo territorio a fare una richiesta che non sono portate, e questo è il sindaco di Cupoli, anche se e lo ringrazio perché quasi quasi grazie al suo interessamento si è avuta la sospensione. Ebbene, se si vuole fare un lavoro, sai che non è il sindaco,
È un mare da via, non è sì. No, sarà lì. Sì, sì, non ce l'ho più. Allora, che può giocare qua. Ma è un consigliere che lo fa. Ma forse è interviene, grazie. Se hanno ragione di queste delizie, siamo pessimi. Oh, mi auguro che però veramente, no, la sorpresa abbia preso coscienza del problema. E quindi la vedi più incontro a spendersi per l'interesse del territorio e quindi sospenda tutte quante le cose si arriva alla tutela. Ribadisco un concetto che si ripete sui giornali, quasi a voler far passare ancora una volta posizioni contrastanti, divergenti nel territorio, tra le amministrazioni e le cose. Il territorio è unito. Quando si dice di ricercare dialogo, collaborazione, io ho sempre detto una cosa, e credo che su questo non ci piove, nonostante tutto l'altro di questi giorni. L'Abbiego doveva ricercarlo prima il dialogo. E alla Biego è stato detto chiaramente di dire al progetto, ci sediamo un tavolo, discutiamo, tutti gli amministratori del territorio sono disponibili a risolvere il problema dei rifiuti, però di dire al progetto, prima di calarci la discarica e poi parlare, assolutamente. Ragioniamo, annulla tutte le procedure che hai fatto. Se ci sta un impianto di smaltimento di rifiuti che è una discarica scavagera, che la vecchia, tariamo, lo decide il territorio. Ci sarà un soggetto privato che dovrà affiancare il pubblico, perché il pubblico non ha capacità di gestionare gli impianti di rifiuti, di raccolta dei rifiuti, o quando ha. E poi se ne parla. L'Abbiego non ha mai voluto il confronto con me, ha puntato la provincia, e non a lui. Allora, oggi, uscissene ancora, ribadire tutti i costi certe cose, a me non interessa. Noi quell'impianto non lo vogliamo. Però, una cosa, cioè, l'immagine che si è data questa sera è della solita contrapposizione che c'è, ci deve essere per forza. Sembrava un processo con l'imputato, con la però oggi non serve a nessuno. Risolviamo il problema, risolviamo il problema e dopo ricerchiamo le responsabilità, se le responsabilità ci sono. Però intanto risolviamo il problema. E lo risolviamo in maniera che non possiamo fare così per comunale, in maniera unita. E siamo tutti dalla stessa parte. Dopo se ne parla, se ne dobbiamo parlare. Però pensiamo oggi a tutte le iniziative possibili che possono portare tutti quanti noi, no il comitato sì, Mario no, Leonardo no, o Mauro no, tutti quanti noi a fermare questa porcheria, dicendo che ci stanno perpetrando. La regione in primis, e poi la Biega. Non ci ritorniamo mai, perché ormai le carte si conoscono e le sappiamo fin troppo bene. È un po' difficile perché il commissariamento è quello che fa la competenza, ma c'è tutta la regione. Capito? Non si sa, però secondo me lo troveranno più. Non si dica la responsabilità in questo momento. Secondo me, io sono quello. No, nel 1900 il commissariamento. Abbiamo fatto un decreto apposito. Stamattina è scritto alcuni commissario. Sì, ma è chiaro che tanto ma in questo specifico che dicendo commissario non c'entra niente. Lo dicevo nel segno che riferita a quell'intervento che ho fatto, poiché la regione Calabria, tutta la Calabria, deve abbandonare dei rifiuti solo sul Pianopoli per il 90% del totale dei rifiuti, non è di cui la competenza deve andare a usare la regione, se devo creare una ma la società ha costruito la discarica per portarci i rifiuti speciali per il commissariato. Ho fatto una discarica perché non è mangiare, si vogliono autorizzare il giorno dopo la regione. Poi se lo faccio, non fare versione, non ti dà la domanda. C'è il nuovo commissario. Allora, usciamo stasera con c'è stato, è stato portato qua a Cipro, su un posto, si è anche vero il problema. Facciamo! Aspetta, fammi finire. Non è il problema.
se il giorno dopo che è finita, con la data ci vanno a buttare i rifiuti, sono turbati, non è il problema di fare tutta sta cagnata. Perché alla fine per te una denuncia così viene